Ma adesso ripresentiamo i protagonisti di questa terza parte. Sto parlando di Sara e Sebastiano dell'Agriturismo, la casa di Rodo. Buonasera, buonasera a tutti. Complimenti Sara, perché sei bellissima. Grazie, grazie mille. Grazie. Vogliamo subito dire dove vi trovate? Allora, noi ci troviamo a Quarrata, è un agriturismo immerso nel verde della campagna toscana, in un parco di 10 ettari di terreno, appunto nasce questo agriturismo, molto molto bello, dove all'interno, appunto oltre le camere, oltre a una piscina molto grande, molto bella, abbiamo anche questo ristorante, la Casa di Rodo, che è comunque aperta a tutti, tutti i giorni a pranzo e cena, ed offre una cucina molto particolare, cioè non la solita cucina da agriturismo, ma piuttosto una cucina, un ristorante gourmet, un ristorante che offre piatti sia a base di carne, di pesce, vegetariani, insomma, per tutti i gusti, diciamo. Ma quindi come ci stupirete oggi? Allora, oggi proviamo a stupirvi con questo uovo, diciamo, poché, o a bassa temperatura, diciamo che noi lo cuociamo a bassa temperatura a circa 62 gradi, però questo tipo di cottura viene fatta soprattutto per evitarci tutti i problemi per quanto riguarda è una cottura sicura, è una cottura perfetta, lo chiamano l'uovo perfetto. Stiamo vedendo gli ingredienti, ce li leggi? Abbiamo 500 g di piselli freschi, una fesa d'aglio, 40 g d'olio d'olivo di nostra produzione, 200 g d'acqua di cottura dei piselli, sale e pepe quanto basta, il nostro uovo cotto, come ho detto prima, in modo che ora vi spiegherò, e la nostra guancia, che anche questa dovrà subire un piccolo passaggino prima. Quindi adesso ci spieghi il procedimento. Adesso cominciamo. Vai, allora, iniziamo. Cominciamo dalla nostra guancia, ora che noi andiamo intanto a tagliare. Con molta attenzione. Ci si prova. Quindi deve essere un agriturismo bellissimo. Sì, molto molto bello. Suggestivo. Sì, molto suggestivo, perché in questo parco appunto enorme, dove c'è anche questa grande piscina, si muovono anche liberamente, possiamo trovare anche varie specie di animali. Ma non ci credo, tipo? Tipo pavoni, cavallini. I pavoni? Bella, esatto. Ma galli, galline. Quelli bellissimi verdi colorati o anche bianchi? Bianchi, colorati, insomma un po' di tutti i tipi, sì, veramente bello. E poi la cosa insomma anche bella è che la nostra piscina, molto bella e accessibile anche agli esterni, cioè non soltanto gli ospiti delle camere, ma anche agli esterni. Ovviamente su prenotazione. Solo su prenotazione, abbinando l'ingresso piscina a un pranzo, a una cena. E, quindi molto molto bello e comodo, c'è un grande parco giochi per i bambini, quindi insomma avete pensato famiglie, davvero a tutto. Sì, le famiglie che vengono lì da noi stanno in relax, famiglie, coppie, cioè di tutto, insomma, ecco, relax per tutti. Sì. E chi è che vi segue? Che c'è per qualsiasi consiglio? Per qualsiasi consiglio c'è Conservizi, ovviamente. La nostra Conservizi. Esatto, che per quanto riguarda l'igiene è la numero uno come azienda, anche perché sono sempre reperibili, tutti i giorni pranzo e cena. Sì, tutti i giorni, scusa, tutti i giorni 24 ore su 24. Ma se avessimo bisogno pranzo e cena sarebbero reperibili, esatto, anche pranzo e cena. Sempre. 24 ore su 24. Non hai detto una cosa sbagliata? No, esatto, sempre, tutti i giorni. Sanno sempre sabato tutto. E domenica sono sempre informati, esatto, formati. Vengono regolarmente. Sempre pronti se abbiamo bisogno, per consigli, sì, risolvono per problemi dalla sera alla mattina, dalla mattina alla sera, dal pranzo alla cena e dalla cena al pranzo. In regola, siamo tutti. Sì, esatto. E la nostra Conservizia è così ormai. Quindi siamo tranquillissimi da quel punto di vista. Esatto. Ma con la ricetta, a che punto siamo? Allora, abbiamo tagliato la nostra guancia, abbiamo messa in un sacchettino che noi in azienda mettiamo sotto vuoto, quindi gli togliamo l'aria. A questo punto la nostra pancia messa sotto vuoto viene cotta a vapore a 85 gradi per circa 20 minuti. A questo punto noi facciamo questo procedimento per dare alla guancia una consistenza leggermente differente, perché è una guancia salata, non è una guancia fresca, quindi non è una guancia che ha bisogno di una cottura importante, ma soltanto diciamo di rompere leggermente la proteina, così che poi quando andremo a ricuocerla adesso qua sarà più friabile, semplicemente cambia consistenza. A questo punto la nostra guancia è pronta e mancherà soltanto da cuocerla.
e la andiamo a cuocere qua. Abbiamo anche le foto del vostro bellissimo. Abbiamo anche le foto che tra l'altro in questo momento potete trovare anche nel nostro menu alla carta. In questo momento, tra poco verrà cambiato, ma per adesso. Piscina, ecco esatto, la piscina. Accidenti, che bellezza! Questa è una serata a bordo piscina. Le cene a bordo piscina. Esatto, no. Aspettatemi perché io arrivo, così di volata arrivo. Sì, no, è un ambiente veramente tanto suggestivo. Questo è il nostro gazebo, uno spazio anche questo molto importante, dedicato soprattutto agli eventi. Facciamo noi tanti eventi come matrimoni, battesimi, comunioni, cresime, perché gli spazi così grandi e belli, insomma, ecco, lo permettono. Questa è la cucina. Questa è la cucina. La nostra cucina è perfettamente pulita. Cioè, ecco, igiene. Esatto. Assolutamente. Perché la conservizia è sempre a controllare, ogni tanto si presenta. I luoghi giusti, sì, per l'azienda, esatto. Giusta, perché anche noi personalmente ci teniamo veramente. No, tanto. È vero, comunque non ha mai riscontrato problemi di questo. È un bello slogan. È vero. Visto. No. Allora, procediamo qui intanto con i nostri piselli, che chiaramente... Avete detto i vostri piselli? No, che abbiamo adesso. Non sono prodotti dall'agriturismo questi, però... Però diciamo che i nostri prodotti sono tutti a chilometro massimo, zero. Che è importantissimo. Della qualità prodotti a chilometro zero. Siamo prodotti a chilometro zero, cioè, e poi prodotti tutti di primissima qualità. Quello che noi offriamo nel nostro ristorante sono tutti prodotti di primissima qualità, che vengono dalle migliori, insomma, dai migliori fornitori. Qual è il nostro olio? Esatto, questo è il nostro olio. Olio extravergine di oliva. Perché noi produciamo anche olio. Esatto, quello è il nostro olio. Olio che noi usiamo ogni giorno per cucinare. Sì, noi prodotti di qualità e prodotti sani ci piacciono, esatto. Soprattutto quando si tratta di mangiare. Perché è vero, esatto. Che siamo anche quello che mangiamo. Sì, è vero. E noi ci teniamo, insomma, è una cosa fondamentale appunto della nostra cucina questa, che i prodotti siano tutti di prima qualità. E tutti i toscani, essendo toscani. Sì. Noi puliamo i nostri pisellini, io mi sono permesso di mettermi avanti. Ma infatti ero lì che sudavo, ho detto da quanto ci mette. No, assolutamente. Mi sono permesso di mettermi avanti. Allora, questi qui vanno semplicemente sbollentati. Noi all'acqua aggiungiamo soltanto uno spicchiettino d'aglio con una piccola incisione, soltanto per dare un profumo con la camicia. Non c'è praticamente alliscina, non c'è sentore forte di aglio. Un bello spicchio, almeno soltanto si ritrova poi facilmente. In base alla quantità ne possiamo mettere anche uno in più, insomma, o due in più, senza problemi. Adesso andiamo a mettere questi dentro. Questi qui cuociono circa 5, 6, 7 minuti, in base anche alla grandezza del pisello stesso. Ok? Questi qui, una volta che saranno pronti, quindi fra 7-8 minuti, andranno scolati e messi in acqua fredda, acqua e ghiaccio. Questo ci serve, uno, chiaramente dal punto di vista della salubrità, abbattendoli subito ci torna e fa tutto bene. Però noi questo passaggio qui lo facciamo per fissare la clorofilla e far sì che rimanga il molto colore. Verde. Ok? Certo. Semplicemente. Questi quindi vanno da soli. Una volta che li avremo scolati, messi in acqua e ghiaccio, li metteremo in un frullatore o a casa con un mixer a immersione, in un frullatore diciamo in generale. Il top sarebbe avere un blender, quindi con le pareti leggermente incavate, tipo quelli per fare gli smoothie, per capirsi. A quel punto noi aggiungiamo soltanto pochissimo olio, circa 40-50 grammi, e l'acqua in cui stanno cuocendo i piselli. Mettiamo poco olio perché in questo piatto abbiamo la guancia. Abbiamo la guancia che chiaramente è grassa. E poi noi finiremo con un goccino del suo olio. Quindi mi raccomando, poco olio. Poco olio. Serve solo pochino per emulsionare la preparazione. E stop. Ok? Dato che mi è venuta voglia di venire da no, trovare. Infatti ti aspettiamo, Carlotta. Per la prenotazione. Esatto. Come funziona? Per la prenotazione. Può chiamare il giorno stesso, il giorno prima, allora, una settimana prima. Meglio chiamare sempre qualche giorno prima. Ovviamente, qualche giorno prima. Ovviamente i giorni infrasettimanali è più tranquillo, puoi chiamare anche un giorno prima. Per il fine settimana è sempre bene chiamare qualche giorno prima, diversi giorni prima.
sì. E poi è bello perché uno ha la possibilità di passare la giornata lì godendosi la piscina, godendosi tutto il verde. Immersi nel verde, esatto. Tra gli animali. È bello, Sebastiano, lavorare così, tra il verde, tra gli animali. È sicuramente molto piacevole, non posso dire di no. Ma poi ci sono i pavoni. I pavoni. Cavallini di Palabella, che sono bellissimi. Abbiamo avuto ora una nascita, un cavallino, ora, bellissimi cavallini Calabella. Sì, oltre ai clienti ci sono anche gli animali a tenerci un po'. Esatto, sì, no, è bello. E poi appunto merita anche quel discorso ristorante, che insomma effettivamente è un ristorante di qualità. La piscina è meravigliosa, l'abbiamo vista. Esatto, quindi poi abbiamo anche le camere, ovviamente, insomma se uno vuol passare anche un weekend, è bello anche trascorrere un weekend lì. Di relax. Abbiamo, ecco, la particolarità anche nostra, abbiamo opere d'arte anche in giardino, nelle sale interne, quindi c'è questo connubio tra arte, relax, verde della natura e buona cucina. A proposito della cucina, no? A che punto siamo? A che punto siamo? Allora, la vellutata, facciamo finta... Per motivi di tempi tecnici, perché, soprattutto per il frullatore, questo risultato che otteniamo al ristorante al ristorante, anche perché abbiamo dei macchinari forniti dalla proprietà ottimi, diciamo. A questo punto noi abbiamo la nostra vellutata, sì. Abbiamo la nostra guancia che si sta incroccantendo piano piano, il nostro perché noi i cibi croccantini ci piacciono. Esatto, è importantissimo avere qualcosa di croccante, proprio una cosa scientifica, dato che c'erano anche dottori. Dice che il cervello ha bisogno di qualcosa di croccante perché proprio rende alla fine il boccone più buono, più buono. Piacevole. E quindi poi come sempre anche l'occhio vuole la sua parte. Esatto. Quindi, bene a sapersi questa cosa, abbiamo detto abbiamo la nostra vellutata, iniziamo a scaldare. Il nostro uovo che abbiamo cotto per un'ora a 62 gradi, ok? Una volta che io ho cotto questo uovo, al ristorante lo cuociamo in forno a vapore, quindi è una camera praticamente con vapore praticamente saturo, cioè che non ha bollicine. Il mio uovo ha un guscio, questo guscio è composto dal 97% di carbonato di calcio. Ok. Questo è il motivo per cui l'ho messo sotto vuoto, perché quando si bagna diventa poroso. Io, dato che sono seguito anche da Conservizi, per evitare ogni problema metto l'uovo sotto vuoto, così che lui, anche se è poroso, quindi se io lo rimetto in acqua come adesso a 62 gradi, non di più, che è la sua temperatura, no, sono sicuro che non ha contaminazione di nessun tipo. Quindi è sicuro e soprattutto è perfetto. Perché... Poi siamo seguiti anche dalla Conservizi anche in questo momento. Esatto. Ne approfittiamo per salutarli. Per salutarli. E ringraziarli. Ringraziamo. Perché anche grazie a loro se siete qua a fare questa esperienza. Grazie mille. Sì, a Conservizi. A questo punto, questa si sta scaldando. Prendiamo il nostro piatto. Ma quindi chissà che team c'è dietro un agriturismo così. C'è un bel team, davvero, sì, per qualsiasi cosa, per qualsiasi spazio. Sebastiano in cucina. Sì, non solo. Presente. Sì, ma non solo lui. Ecco, non solo, assolutamente. Sì, io sono il sous chef dell'agricoltura. Ah. Abbiamo un altro chef, che è Ghigo. Ghigo, che salutiamo. Esatto. E poi abbiamo un bel personale, abbiamo un bello staff, perché serve, per un ambiente così ci vuole, sì. Vi occupate voi quindi di cambiare il menù? Assolutamente sì. A pensare ai piatti? Esatto. Certo, quello che viene fatto all'agriturismo è tutto... Responsabilità vostra. Certo, sì. Noi non prendiamo... I prodotti sono quasi tutti di prima gamma, ovvero patate con la terra e pesci con le lische attaccate. Poi quello che viene fatto dopo viene tutto fatto... E perché avete deciso di presentare proprio questo piatto oggi? Questo è un antipasto che è molto semplice da fare, è realizzabile intanto in una situazione di questo genere e secondo me esprime comunque vada anche la nostra idea di cucina, che è un'idea molto semplice dove si va a mantenere i gusti quasi in purezza per poi a riassemblare in piatto e diciamo che la preparazione si vede qua, non è tegame, in poche parole.
Quali altri piatti esprimono la vostra idea di cucina? Adesso ce li fate vivere. Allora, abbiamo detto che c'è l'imbarazzo della scelta. Sì, terra, abbiamo mare, tutto. Terra, mare, esatto. Vegetariano. Noi ci interessa molto la qualità, soprattutto delle cotture, chiaramente delle materie prime. Intanto partendo da delle materie prime importanti, ci sentiamo anche in dovere di lavorare in maniera importante, perché giustamente ogni cosa ha bisogno anche del suo seguito. Quindi ti faccio un esempio, abbiamo cominciato adesso a fare degli agnelli, che l'agnello abbiamo in carta da molto tempo, che lo servivamo a porzione, adesso abbiamo cominciato a servirlo arrosto, sempre cotto sotto vuoto in precedenza, che effettivamente abbiamo visto che è un piatto che a noi piace tantissimo e anche chi lo mangia. C'è molta richiesta. Sì, perché un agnello cotto sotto vuoto in quella maniera a casa non si può fare, in poche parole. È tutto lì. E da voi sì. Ed è molto particolare. Allora adesso iniziamo possiamo... a creare il piatto, esatto. Perché è molto importante. Allora. Perché poi almeno ho il tempo di scattare la famosissima foto. Allora. Che sarà postata. Bene. Dove? Sui nostri profili ufficiali di RTV38, ma anche sui vostri. Certo, no? Certo, non manca niente, è vero? Instagram? Tutto Instagram, tutto. Facebook. La casa di Rodo. La casa di Rodo. Comincio? Ma certo. E allora, partiamo con la nostra vellutatina che mettiamo sul fondo. Complimenti per la scelta dei colori, studiato. Vero? Sì. Grazie. Però ti sei dimenticato delle mie posate. Che io vado a prendere. Ti piacciono le persone autonome. Anche a me, perché a questo poi dopo qualcuno deve sacrificarsi, no? Esatto. Indovinate un po' chi è. Apriamo il nostro uovo dal tuo suo giudizio. Comunque ti aspettiamo, mi raccomando, pranzo, cena. Ma sicuramente, cena a bordo piscina. Via Vecchia Fiorentina, secondo tronco, numero 204. Cena a bordo piscina. Cena a bordo piscina. Benissimo, non vedo l'ora. Ma guarda che bellezza! Esatto, è il discorso del tipo di cottura. Mi permette, se ne cuocio 20, tutti e 20 sono in questa maniera qua. E non sbaglio mai. Comunque, ci avete parlato di un piatto di terra. Ci parlate anche di uno di mare? Un piatto di mare. Uno. Primo che ti viene in mente. Anche piatti di mare due. Sono tutti particolari, sono buoni, tutti pesce, cioè proprio... Tutto rielaborato sicuramente, assolutamente dallo chef, che tra l'altro ha anche lavorato in Liguria, quindi con il pesce lo conosce, lo sa lavorare anche molto bene. Ultimamente abbiamo anche preso la possibilità, perché dobbiamo essere iscritti a un albo per lavorare il tonno rosso, quindi tra poco avremo anche il tonno rosso. Lavoriamo polpi, spiedino di gambero, lavoriamo gamberi, crostacei, molluschi, facciamo quasi sempre, abbiamo in carta un ragù di mare che cambia da crostacei a molluschi o a tutto insieme, che è molto buono. Comunque, finendo il piatto, abbiamo messo la guancia, abbiamo messo il suo olietto e andiamo a chiudere con i nostri germoglietti di pisello, quindi che va a richiamare la vellutata. Ovviamente commestibili, è inutile ovviamente che parla. Ovviamente commestibili. Certo. Perché tutto ciò che si mette nel piatto si deve poter mangiare. E i nostri germoglietti chiaramente hanno una valenza molto estetica, perché è innegabile che siano chiaramente estetiche, però effettivamente anche a mangiarli hanno un gusto buonissimo e danno anche consistenza e quasi un altro tipo di croc al piatto. Ti posso finire un secondo il piatto con una grattatina di pepe nero e un pizzichino di sale, come lo chiamiamo, buono, che è un sale semplicemente un pizzichino bretone, senza esagerare, vero? Esatto, che è soltanto per la roba cruda, insomma un sale un pochino più particolare. Allora, prontissima a scattare, complimenti per come avete presentato il piatto, grazie. Se sono tutti così belli. Sì, sono molto belli, anche scenografici, particolari, belli. Prima dell'assaggio, allora, la Casa di Rodo è un'attività assistita da Conservizi. Potete visitare il sito www.conservizi.com e scegliere uno dei locali del mangiare in sicurezza a voi più vicino. E ricordate, mangiare in sicurezza con Conservizi è una certezza. Certezza, come sempre. Adesso l'assaggio. Okay.
brucerà. Non brucerà? No. Non mi far bruciare, Sebastiano, no. Se no non vengo a trovare. Va tranquilla. No, vabbè. So cosa mangiare quando verrò a trovarvi. Anzi, questo l'ho già assaggiato. E se abbiamo già cambiato menù, te lo facciamo comunque. Certo. Per la Carlotta sì. Qualsiasi cosa. È davvero Promesso. Buonissimo. Bene. Provare per crederci. Detto questo, vi ringrazio per essere stati con noi. Ringraziamo ancora una volta la nostra Conservizi. Grazie mille. Grazie a te ancora. E per averci invitato e a Conservizi per assisterci in questo modo. E li aspettate tutti al vostro bellissimo agriturismo. Alla casa di Rodo. Esatto. A voi vi l'appuntamento domani 17:15 puntuale. Adesso, come sempre, spazio all'informazione con il nostro TG della Toscana, il TG38. Ciao, domani e buona serata a tutti.